qui tra le viuzze di Loreto, un luogo che include non solo l'amore di Dio ma anche i doni della sua arte, è con noi David Kovnatsky. David, corrigimi il nome. David Kovnatsky. Kovnatsky, claro che sì. Tu sei polacco, David? Sì, io sono polacco, sono venuto in questo luogo dove c'è la Santa Casa della Madonna, perché qui lei ci accoglie come tutti i suoi figli nella sua casa. Questo è un luogo per l'eccellenza, per imparare dalla sua casa tutta la saggezza, tutta la bellezza che lei vorrebbe trasmettere e mandarlo in tutto il mondo, perché lei vorrebbe mostrarsi tutto il mondo per preparare il mondo per il suo trionfo del cuore immacolato. Meraviglioso! Da che età hai iniziato a dipingere? Io ho cominciato a dipingere fin da molto piccolo. Avevo sempre nel cuore il desiderio di trasmettere tutta la bellezza che il Signore mi manda, mi trasmette nel cuore, e di farlo vedere a tutti quanti, perché una ricchezza non posso trattenerla per me stesso. Che hermosura! È la scuola che ti dio más conocimiento sobre l'arte. La scuola dove tu sai di aver maturato il tuo talento, dove è stata? Tu don, tu talento, in dove fu? La mia formazione si è svolta sia in Polonia che anche in Italia. Ho fatto delle accademie di belle arti sia a Venezia, a Roma, anche a Carrara. Ma più che ho imparato, soprattutto nelle chiese, perché io lavorando ho imparato le cose. Ho dipinto molte chiese, diversi santuari, più di 1000 quadri. Allora, proprio lavorando, ho imparato una tecnica con quale riesco a trasmettere ciò che il Signore mi mostra nella mia anima. L'ultima collezione che hai dipinto, quante opere contiene? Allora, l'ultima mostra che sto preparando, che sto finendo di preparare, sono circa 24 quadri, tutti nati nella preghiera, nella contemplazione della Santa Casa, e dove la Madonna si mostra con la sua misericordia, perché lei è la madre della misericordia. Sì. Allora io ho messo insieme il culto della misericordia, da cui nasco, claro, come cristiano, dalla Polonia, e insieme con questa marianità che si percepisce in questo luogo scelto dal Signore per mettere la sua santa casa, io ho messo insieme sia la figura del Gesù, anche quello eucaristico, e anche la Madonna, il suo cuore immacolato che vuole trionfare in questi tempi. E questa mostra vorrei che sia visibile, che sia fatta vedere a tutta l'umanità, perché la Madonna lo vuole, è lei che mi ha chiesto di venire qui, è lei che mi ha chiesto di lavorare per Maria Vision, è lei che vuole mostrarsi a tutto il mondo con la sua bellezza. È veramente meraviglioso che tu lavori per Maria Vision, per la nostra famiglia. Da quanto tempo lavori per Maria Vision, David? Io Maria Vision ho conosciuto fin da quando sono venuti qui in Italia. Ero molto amico sia con Gabi, con tutto il presidente. L'ho conosciuto subito il 15 agosto, quando lui è venuto qui in Italia, l'ho conosciuto. E lui mi ha subito incaricato di realizzare la cappella di Maria Vision. E io sono diventato primo amico di Maria Vision, e poi il presidente mi ha chiesto di fare per voi alcuni programmi, che sono la Divina Misericordia, il primo programma che ho fatto, dove ho spiegato la bellezza del culto della misericordia. Poi il secondo programma che sto facendo tuttora, Surreali dell'arte, dove parlo della mia arte. E l'ultimo programma che sto conducendo settimanalmente, Luce del mondo, che è indirizzato alle famiglie, perché per me la cosa più importante, oltre alla fede, è anche trasmettere la bellezza della famiglia, che oggi è tanto in crisi e tanto combattuta. Io che ho 6 figli, volevo invitare a tutti quanti a testimoniare anche altre famiglie di trasmettere la bellezza di essere genitori, perché questa è la cosa più bella del mondo. La più bella cosa del mondo, tu famiglia. La più bella cosa è la tua famiglia che abbiamo conosciuto. Dille a tutti quanti, quanti figli hai? Parlaci di tua moglie, dei tuoi piccoli. La famiglia è la Chiesa. Noi siamo la Chiesa. Il Signore, quando ero giovane, quando avevo circa 18 anni, mi ha mostrato un santuario che dovrei costruire un giorno, un suo tempio dove regnerà tutta la bellezza, dove tutti si recheranno per recarsi nella luce, nei colori
che lui mi voleva trasmettere. Ma prima di costruire questa chiesa, questo santuario che lui mi ha fatto vedere, lui mi ha indicato prima la strada della famiglia, e questa è la mia famiglia, è il mio primo santuario che sto costruendo con mia, insieme con mia sposa Aneta. E siamo genitori strafelici perché il Signore ci ha dato la grazia di avere 6 figli straordinari. Ognuno è stato un dono grandissimo, grandioso, chiesto e accolto che il Signore ci ha dato. E questo è il più bel percorso che stiamo facendo nella nostra vita, perché ci riempie il cuore di gioia, di pace e di amore. Tua moglie, dove l'hai conosciuta? Ci siamo conosciuti nella chiesa, ci siamo trovati nel Rinnovato dello Spirito e abbiamo fatto insieme un cammino di preparazione per la fusione dello Spirito Santo. Wow. E lì il Signore ci ha dato questo dono dell'amore reciproco e così ci siamo conosciuti in chiesa, ci siamo fidanzati il 15 agosto del 98 a Częstochowa davanti alla Madonna Nera di Częstochowa. E da lì abbiamo deciso di prendere la nostra vita insieme, di trascorrerla insieme. E abbiamo subito venuti qui, prima a Loreto, confidando tutto quanto alla Santa Maria Vergine. E poi da lì siamo andati a Assisi, abbiamo chiesto anche San Francesco, Santa Chiara, per tutti i nostri figli, che primo è Francesco, Chiara, tutto protegido Giovanni, con lo santo Emanuele, Anna e Maria. Quindi questi figli ci hanno riempito di gioia, quindi noi siamo aperti alla vita e vogliamo trasmettere questa gioia e anche il coraggio di affrontare tutto ciò che il Signore vuole per noi, perché il piano e il progetto che Lui ha per noi è perfetto. Noi dobbiamo solo stare a questo piano, dire di sì, come ha fatto la Madonna qui, la Santa Casa, accettare la sua volontà, e Lui ha un piano grandioso per la nostra vita. E io sono felicissimo. Bellissimo. Io ho avuto il piacere di conoscere questa famiglia ed è meravigliosa. È come entrare nella realtà che Cristo chiede a ciascuno di noi. Realmente Davide ha potuto mostrare al mondo la verità del suo essere cristiano cattolico. Lui pratica ciò che predica. Adesso gli chiederemo qualcosa che sicuramente commuoverà il suo cuore. Dai Davide, vieni con me. Davide, tu da dove vieni? Dove sei nato? Io sono orgoglioso di essere polacco, vengo da questa terra che ha sofferto nei secoli tante cose brutte, ma il Signore ha permesso la nostra terra, la nostra nazione di essere crocifissa, perché da lei, da questa terra, da questo popolo, il Signore ha avuto un grande progetto, una grande missione che è cominciato già nei lontani secoli, da quando la Polonia è stata battezzata, ma poi è continuato tutta la storia, e soprattutto negli ultimi tempi abbiamo avuto le figure immense come Santa Faustina Kowalska e Giovanni Paolo II, che in qualche modo conclude questo progetto che il Signore ha avuto per la nostra umanità, di far uscire dalla nostra terra, da Cracovia, attraverso questo diario di Santa Faustina, una figura come Giovanni Paolo II, come una scintilla che dovrebbe accendere tutta l'umanità, esatto, nell'amore di Cristo, per, esatto, prepararlo alla seconda venuta. Giovanni Paolo II è una figura immensa che la terra polacca ha avuto, è il nostro Papa, ma è anche il mio padre. Lui ha perso mamma da molto piccolo, io ho perso mio padre quando ero molto giovane, e la figura di Giovanni Paolo II per me era stata come un padre, a cui voglio tanto bene. L'ho scritto le lettere, l'abbiamo pregato tanto, siamo stati tanti momenti insieme a lui, l'abbiamo corso indietro quando lui si muoveva in Polonia, in Italia, dappertutto. Perfino siamo andati a Roma con l'autostop a Tor Vergata per assistere alle giornate di gioventù, e da lì siamo stati mandati come apostoli di questi tempi per trasmettere quel messaggio e quella missione che Gesù ci incarica per questi tempi, di evangelizzare, di non avere paura di niente, di proclamare la misericordia di Dio per questi tempi. E ci vuoi raccontare perché hai dato il nome di Giovanni Paolo II a tuo figlio? Il nostro figlio ha questo nome perché è stato proprio Giovanni Paolo II che ci ha aperto le porte, perché dal terzo figlio abbiamo capito che non dobbiamo avere più paura di niente e siamo aperti per la vita, e finché il Signore vuole utilizzare noi come piccoli mezzi per trasmettere questa più grande dono che Lui ci dona, la essere padre, madre, quindi accogliere la vita. E questo vogliamo che trasmettere a tutti quanti, perché non c'è la cosa più bella, e non dovete avere paura di avere i bambini, perché oggi il mondo è terrorizzato, ha più grande paura di avere i figli. Io lo dico sempre questa cosa, non abbiate paura di accogliere la vita.
Quando tu tienes que hablar de tu exposición, quando devi parlare dei tuoi dipinti per raccontare alle persone che ci ascoltano l'esposizione che già hai realizzato, come ce li presenti, come ce li spieghi, per noi poter comprendere come vuoi adesso esporli in America? Tutti i dipinti che ho eseguito per questa mostra, che è intitolato Madre della Misericordia, sono nati prima nella mia anima, nel mio cuore. Il Signore mi ha mostrato, ma mi ha anche incaricato di farli vedere a tutto il mondo. Sono nati questi quadri nella contemplazione della bellezza, nella preghiera, spesso in ginocchio, spesso accompagnate dai digiuni, da contemplazione, da una ricerca sia artistica, ma sia anche spirituale e anche intellettuale, perché il Signore vuole da noi che noi trasmettiamo questa ricchezza, perché il mondo ha sete della bellezza. Il mondo sarà salvato dalla bellezza, il Cristo è la bellezza, somma bellezza, anche la Madonna. E attraverso l'arte lui si rende visibile. Questo è il vantaggio anche del cattolicesimo, perché noi abbiamo Cristo incarnato, Cristo che si fece carne. Allora si mostra nella Santa Faustina, nel diario, lui si mostra un'immagine, un quadro. È l'unico caso di questo genere dove lui impone, vuole che questo quadro sia visibile a tutto il mondo, perché proprio da questa immagine saranno trasmesse tutte le sue grazie. È una salvezza per tutta l'umanità. È quello che sto facendo, è quello che voglio anche mostrare con la mia pittura, con piccoli mezzi che sono pinelli e la mia persona. Voglio trasmettere la grandezza, la bellezza del Signore. Una bellezza averti qui con noi e poter vedere come l'arte è un vero dono quando si mette nelle mani di Dio per trasmettere Lui al mondo. Stiamo trasmettendo qui da Loreto, Italia, con uno dei nostri collaboratori di Maria Vision, Italia, mostrando a tutti voi la bellezza dell'arte di quest'artista che presto, molto presto, arriverà in America. Continuate a seguirci. Maria Gabriella Corral da Loreto, Italia.